Allora, può cominciare il Forio Maddalonese, gara valevole per la 16ª giornata del campionato di eccellenza. Ora Iacono, Rubino, bella la sponda di petto, vuole il tiro di Trofa, palla larga. Il neacquisto Piccirillo ancora per Sirabella che entra in area, steso, tutto regolare secondo Garofalo. Può ripartire Izzo, lo fa solo per un attimo, è bravo qui Calise in capire le intenzioni e gioca su Castagna. Calise, Castagna a spazio, fa partire il tiro, la palla che si infila in gol, il gol di Luigi Castagna, che è destro fulminante dell'attaccante del Real Forio, che conferma lo stato di grazia. Riprende il match al stadio Calise tra Real Forio e Maddalonese con i biancoverdi in vantaggio 1-0. Altro fallo laterale per gli ospiti, direttamente alla ricerca di Monaco che prova la girata. Luigi Mennella fa sua la sfera dal numero 11, converge centralmente e serve Fiorentino che entra in area. Fiorentino il tiro, la palla che sbatte sul palo esterno e poi termina fuori. Che occasione per il raddoppio del Real Forio. Ora Calise allunga di testa, la palla non esce, allora Monaco la fa filtrare per Gracco, cross al centro, la palla sul secondo palo, non ci arriva per un attimo Celio. Allora occhio al numero 4 che va direttamente in porta, palla alta. La deviata resta in campo, occhio, anzi no, è uscito. Castagna fa spalle, occhio con Pucino, rissa, una piccola rissa. Però posso dire una cosa, cartellino estratto verso Castagna che è stato espulso. I due Piccirillo contro Gracco a confronto, Gracco tocca duramente Piccirillo, c'è un'altra espulsione, la Maddalonese resta addirittura in 9, un calcione rifilato a Piccirillo. Finisce ora in questo momento, il Real Forio si impone 1-0, la rete di Luigi Castagna al 35esimo vale 3 punti importantissimi.